Ok, ok, tutto calcolato, tutto calcolato. Ah, no, non cadere, non cadere, piccolo. Salvo. Ok, sono uscito in siamo tempo. Vivi? Siamo vivi? Mi stanno sparando. Sono... aiuto, aiuto. Siamo finiti nella trappola. Sparalo tutto, signore. Quella porca. Comunque, visto che abbiamo la mascherina da Zorro. Zorro, Zorro, no. Zorro. Ok, che facciamo, SP? Si va a combattere, ci facciamo un panino? Penso di sì, ci hanno drogato e ci hanno detto di spingere il fronte. Mi piace spingere, quindi andiamo. Vado a farmi un panino. Cosa sta facendo? Ceccami un panino che c'è una fame della madonna. Ho visto un coniglio, ho preso un coniglio, signore. Ma dove, veramente? Era lì in fondo, aveva il turbante. Il coniglio col turbante, il famoso film della Disney. Riusciremo a uscire vivi da questa situazione? Dai, Espi, tranquillo, sono un soldato provetto. C'è una mira di merda e la tattica di merda. Ma almeno il bidet se lo fa, signore. Ciccio, c'è il deserto, col cazzo che mi faccio il bidet, l'acqua la bevo. Beh, se vuole le passo le mie salviette. Oh, ah, un aereo! What the fuck? Espi, siamo ancora in tempo per andare a prendere il panino, mi sa, eh? Camogli, grazie. Che basta, è un caffè decaffeinato. È un camogli decamogliato. Attento, grazie. Attento, attento. Ah, cos'è questa cosa? Oh. È una bomba? Una granata? È un fuoco da campo. Ma non è un fuoco. Non fetteci a cosare i viewer come l'altra volta, Espi. Andiamo avanti, signore, che è meglio. Non ha portato i marshmallow. Come ci si cuce? Tipo, pieghi leggermente le gambe, allarghi le natiche. Sì. E così. E poi puoi anche strisciare. Così, come ci si accuce? Come il serpente del peccato. Andiamo, signor. Andiamo a diffondere il peccato ovunque. Sì, ma come si. Con la Z di Zorro, signor. Oh, ci vuole tanto. Voglio sparare il secchino, signor. Tu chi spara, Ciccio, io sono di supporto. Nel cratere, signor. No, ok. Perché lo sto parlando in spagnolo? È l'ambiente. Non lo so, ogni tanto c'è crisi di identità linguistica. Siamo sulla mezza spagnola, signor. Ok, ok, ok. Ma è tanto che non siamo ancora morti, eh. Siamo gli unici due sopravvissuti, gli unici due codardi che si sono accampati qui dietro questa roccia. Attento, attento, porca cacchio! L'ho preso, l'ho preso! Morto, ma non troppo. Dai! Ne ho preso uno, signore. Aiuto! Ho vendicato il suo nome. Anch'io sono morto. Chiama un medico. Sono venuto anche male, col culo al vento. E niente, dovrei chiamare Freud, signore. Dove andiamo? Devo ritrovarti. Luca, dove sei? Ok, qui e faccio un pochino di supporto. No, questo è Luca. Sponi su di me, signore. Ti respawno tutto addosso, amico. Sono misteriosamente spawnato dentro un veicolo. Ora potremo finalmente fare la differenza. Siamo degli uomini macchina, i nuovi Terminator d'Arabia. Lawrence ci fa una pippa. Stiamo catturando un punto G. Il punto G, abbiamo trovato il punto G. Sì. Oh mio Dio. Di pratica sono servite a qualcosa. E manualità. Va bene, io la seguo. Scenda, okay, scenda. Via, la ciola, fatti sega, prendiamo il veicolo. Tu guidi e io sparo. Perché vuol dire che perfetto. Tu ti schianti e io non becco te, probabilmente. Come? Se facciamo un incidente, muore solo! Il pirla che corre! È più veloce! Veloce, veloce! Corri! Portaci via, via! Tutti in prima persona, facciamo il ponte! No, non si preoccupi, facciamo il ponte, signor! Chiami in mezzo a. Sì, ma Espi, non andare sempre. Dove sta? Espi, Ok, sono. Mi sono cacato sono tutto. Sono in piedi, sì. Espi, no. Non mi sembra la strada da fare con un cazzo di. Ma io sono il capra di montagna, Espi. Signore! Cazzo, che cazzo, c'è? Cazzo. Cosa? Quale parte di dove, dove si va da queste parti? Chiara? Ok, tutto calcolato. Tutto calcolato. No, non cadere, non cadere, piccolo. Salvo. Ok, sono uscito in siamo tempo. Vivi? Siamo vivi? Mi stanno sparando. Sono. Aiuto, aiuto. Siamo finiti nella trappola. Sparalo tutto, quella porca. L'ho ucciso. L'ho ucciso. L'hai ucciso? L'ho ucciso. Sì. Ok, sì, ok, ok. Aspetta che gli sculo l'arma, così sento un minuto di rispetto. Oh mio Dio, cos'è successo? Ehi là. Ehi là, bella, quanto prendi? Oh, c'è uno dietro di noi. Ah, che colpo. Dietro di noi. Prendi. Ah, fuck. Sono morto. Vendica il mio nome. Don. Bah, si vendico io, Espi Joker. Risaliamo di nuovo sulla montagna? No, Espi no. Perché no? Andiamo a prendere il prossimo voglio punto. Vedere. Dobbiamo voglio vedere se questo è un 4x4. No. Espi, non farlo. Dai. Ti prego. Ho paura, ho sinceramente paura. Secondo te cosa accade a un carro armato quando cade da una 10-15 metri di altezza. Espi, secondo te cosa accade quando ti pianto la mia intera gamba su... Geronimo! No, Espi, no, ma porca di quella vabbè, non è andata così male. Espi, cosa... Oh! I trick! Siamo dritti! Prendilo! Ho l'aereo! Ah, no, era un alleato. Ah, beh, volevo dargli un attimino il brio della giornata. Morite! Ma sei vivo? Arrabbi! Sei vivo? Non mi piace il kebab, ma in realtà sì, un pochino sì. Ma come? Patata cipolla però li voglio! Scusate il razzismo, ma vi devo uccidere! Ecco qua, spawnato tutto! Ma cosa fai? Oh, una granata! Corri! Mi arrivi tu, arrivano pure le granate! Non voglio morire così! Dov'è? Oh, c'è un veicolo! C'è un gigantesco veicolo lì! Oh! Ok, Espi, ho sculato il veicolo! Scendilo tutto! Un cavallo! No, cavallo! Veicolo, no, è danneggiatissimo!
Il veicolo... Io vado sul cavallo. Mi puoi riparare il veicolo? Bye bye, Lon. Chi se ne fotte il tuo veicolo? Andiamo. Ma come no? Cacchio, torno fuori. Se mi cambiati idea. Corri, corri, cavallino. Corri, corri, corri. Lon, prendi anche tu un cavallo. Scappiamo insieme. Cavallo? Verso il lago. Sto all'interno. Ho paura, eh. Andiamo a Parigi. Cosa hai trovato? Un altro cavallino. Ho trovato un altro cavallino. Aspetta, che non posso più. Sì, ma aspetta. Sono una mazzone. Non fottermi il cavallo. Non fottermi il cavallo. Non provarci. Non provarci. Ma sei mica scemo. Non so neanche guidarlo il cavallo. Ok, portiamo via il cavallo. Potrebbe essere pericoloso. Non fottermi il cavallo. Ciao Espi! C'è qualcuno lì! C'è qualcuno! Arrivo! Arrivo! Seguimi, Lon! Un attimo, che un'ora che cammino nel deserto, c'ho mica il cavallo io! Espi, dobbiamo riprendere il punto G! Preso! L'ho preso, l'ho decapitato! Riprendi il punto G, veloce, veloce, veloce! Prendiamolo! Allora, nel bacio! C'è il cecchino che vuole prendere! Muori! Fuck, l'ho mancato! Sì, l'ho ucciso! Le kill col cavallo sono le migliori. Ma aspetta, Lon, ci sono due cavalli qui. E se andassimo a farci una cavalcata in spiaggia, Lon? No, cavalcata in spiaggia per te vuol dire altre cose, lascia stare. E i cavalli non sono inclusi nel pacchetto. Piccola domanda, ma appunto, secondo te un cavallo da 10-15 metri di altezza come si comporta? No! C'è l'anima! Ah, non vuole scendere? Dai, cavallino! Ah, l'animale si ribella, scusa. Ma che cazzo? Buongiorno, sono arrivato. Buongiorno, partiamo! Un'altra avventura in macchina. Non prendere la sopraelevata. Al tetto, che cosa? Okay, porca puttana, okay, perfetto, perfetto, passiamo sotto l'arco, sotto l'arco. Uno e già mi vogliono ammazzare, non sono ancora nato, che porca. Sì, ma c'è troppa nebbia. Effi, cerca di riprendere il punto F. Oddio, cos'è? Non sa qual è il pulsante per i fendinebbia, Lon. Sì, ma come cazzo guidi? Benissimo, ho imparato su GTA. Ah, beh, ecco, siamo messi benissimo. Ok, io ti porto in mezzo alla bolgia. Lon, poi ti arrangi. No, ma sei scemo. Poi ti arrangi. Effi, è pieno di nemici, ma sei scemo. Fai quello che fai. Fai quello che devi fare, Lon. Prendi il cecchino, prendi il cecchino. E lì sono sul tetto, Lon. Bello il cecchino, però. Ah, sei morto? No, che? Guarda, io prendo abitualmente i proiettili in bocca. Sì, ma c'è brutto tempo, Espi, hai portato l'ombrello? Sì, l'ho portato, ho controllato. No, non l'hai portato. Senti, abbassa un attimo la zip e controlla. Allora, ci ha contattato l'agenzia immobiliare e ci ha dato una nuova casetta in questo bel villaggio. Ha detto che è una piccola zona di guerra. È una piccola zona di guerra, ma è comunque piacevole. Sì, beh, i vicini sono un po' incazzati, giusto un attimo. Cos'era? Cosa stai facendo? Espi, tu mi hai comprato casa da ste parti? Veramente? Leggermente? Cioè... Molto pittoresco. Ah, mi stanno sparando! È soltanto in prova. Sì, hai letti così, scusa. Ma si leva, scusi, mi entra in casa il signore. E che questa c'è? Storia qua? Non ti piace? Quattro piletti! E dobbiamo mangiare qui? I miei amici messicani. Aspetta, chiudiamo la porta che c'è casino. Cristo santo, sempre sta confusione. Espi, ci hanno sfondato la porta di casa. Dopo andiamo, facciamo un salto all'IKEA. Non ti preoccupare, tesoro. Ah, l'IKEA di qua mi sa che non c'è. Ve lo butto la bava. Perché? Ora siamo da soli. Questa è nostra. Ok, battaglia. Non farlo, Lon. Non farlo. Abbiamo una vita da vivere insieme. Come non fa? Che pensi vita da vivere figli. Insieme? Pensa ai figli. Ma chi è che messo in giro queste voci? Pensa ai figli che porti in grembo, Lon. Ma non è mai successo. Come non è mai successo? Cambio casa, mi aiuti in questa. No, fuori i coglioni. Ma porca puttana, volevo stella. Come mai c'è quella pancetta, Lon, allora? Scusami. Mangio tante patatine. Tante patatine. No, di patata ne mangiate. Lasciamo stare. C'ho problemi di patata. C'ho carenza di patata nella mia vita. Quindi devo compensare con quelle più piccole. È per quello che hai due figli in grembo. No, fidati. Allora, a questo punto, visto che non ti piace la casa, visto che il quartiere è abbastanza incasinato, cerchiamo almeno di ripulirlo un pochino. Ok, lì ci può essere, mi sfogo la rabbia repressa. Saranno gli ormoni, esatto, ultimamente che ci rompo il subuglio. Almeno nascono due piccoli spartani. Ma basta! Caglia! Oh mio Dio! No, i miei figli! Mi hanno fatto abortire in diretta. Cosa avete fatto a mia moglie? Mi hanno fatto abortire in diretta. Ok, sto salendo. C'è un simpatico ciccetto qua. Buongiorno, spaventa, in testa. Sai quanto mi dà fastidio quando sei lì che cecchini ed uno ti si mette tipo davanti così e non riesci a vedere un cazzo? È fastidioso. Sì, è veramente. Ah, perché gli chiudo la porta? Perché gli chiudo la porta? Boink. si è incazzato un po', via le fughe, gli scherzoni. Check, non fare così. Non ho fatto niente io. Lon, non è colpa mia. Ma che fai? Mi amici così? Si mi sta sparando, Lon. Lon, mi sta molestando. Beh, ci credo, aspetta, chiudo la porta così non mi trovi. Mi continua a sparare. Aspetta che metto la maschera. Sono bellissimo con la maschera. Preso, guarda preso. Quanto okay, sono bello. Ok, ci conquistato, Espi. Hello. Mi sembra quella prima. Ti sparo! Mi sto grattando nella vita vera, un attimo di pazienza. Oddio, ho ucciso un tizio, non volevo farlo, non è per la nostra famiglia. È per la nostra famiglia. Ma questa storia, ma che palle. Dove sei? Ma non hai maschera dal mio punto di vista. In realtà solo una maschera come te, Lon. Come te. Andiamo. Ma basta! Ma che schifo, mi spava tutta la faccia, che schifo.
c'è sento qualcuno che è entrato lì. Sento un vicino traditore. Bravo, sfonda. Pagliato. Oh, ne ho fatto okay, fuori morto. Uno. Bravissimo, okay. Era il signore che ha tentato di spararmi. Espice, abbiamo il veicolo qua, Cristo. Se vuoi andartene in fretta. Non gli andiamo mai più a chiedere lo zucchero a sto bifolco. Dai, Espi, veloce, veloce, guida. Andiamo! Luna di miele, stiamo arrivando! Ma ancora, questa storia, basta! Perché? Deve essere delle vacanze tranquille in Arabia. Oh, non riesco mai a prendere i buchi bene. Per quello che abbiamo due figli. Difendi la tua maternità come se non ci fosse il domani. Bello quel caro. Attento, armato. Attento al tizio! Ok, vado a investire il tizio. Vado a investire il tizio. Occhio, occhio. Prendilo! Aspetta. Prendilo! Sì, ma non... Stai fermo, non strazzare ogni due secondi! Prendilo! Sì, ma prendili non strazzare ogni due secondi, Cristo! Ne ho ucciso uno derapando! Bravo! Il cavallo! Qualcuno ha preso il mio cavallo! Come ti ha preso il cavallo? Aver dimenticato di chiudere la chiave! Stupido! Cristo, sei difficile! Stai combattendo o stai avendo un orgasmo? Entrambe le cose, perché diciamo che il sedile dell'aeroplano è abbastanza affusolato. Oh, ma sei sull'aeroplano? Ah, quasi! Sto per scendere, sto per schiantarmi. Questo è un nemico! Io intanto sparo, poi se è alleato morto. Chiedo scusa bye bye. Se è nemico. Questo è un nemico, questo è un nemico. No, no, no. Un cavallo! Che c'era quei cavalli oggi, Espi? C'è qualcosa che vuoi raccontarci? Posso vedere delle cose dall'esterno. Cavalli! Ancora. Non è la colpa, Espi, quando non è colpa di Espi. Cavallo! Ancora. Stupidi cavalli! Ancora cavallo. No, è morto. No, abbiamo ucciso un cavallo. Bye bye, cavallino. Leone. Ok. Mi dispiaceva abbandonare il nostro mezzo di trasporto. Ehi, guarda, mi sono messo. Guarda che posto. È bellissimo. Armato, è perfetto. Oh, sì. No, piano. Nessuno ci scaverà. Nessuno piano. Ci scaverà. Cecchino. Porca di quella porca. Oh no. Il caro armato è scappato. Un signore ha tentato di aggredirmi con una siringa. Ma sei scemo. Maledetto scienziato pazzo. Ciao, signore. Andiamo via. Cioè, vuole darci le trocche forzatamente. Wow, sono a bordo di un aereo, fotte sega. Oh yes. Fotte sega. Abbiamo 17 secondi per godercelo. Vabbè, almeno mi godo. Godiamocelo tutto fino in fondo. Cioè, volevo dire tutto l'aereo, yeah. Dai che bello. Mitraglia. 9 secondi, no, volevo godermi l'aereo. Oh no, dove stiamo? Ma come? Ci siamo sacrificati per la vittoria. Per 2 punti. Ma veramente? Wow. Aiuto. Ok, sono con te, sono lo smitragliatore dietro. Sì, ok, senti, facciamo a cambio. Ti do la posta stessa della cloche. Ok, sto prendendo altri aerei. Sì, yes. Oh, ne ho tirato giù uno. Non mi lamento più. No, queste cose. Che vacanze di merda, Espi.